L'oro del corpo. Libera il tuo corpo da questo peso. Nutri dei dubbi su te stesso? Questa settimana sono entusiasta di parlarti del mio nuovo libro, che purtroppo non puoi trovare in italiano, dal titolo L'oro del corpo. Come liberare il tuo corpo dal peso che ti affatica e dare significato alla tua vita. Benché originariamente lo avessi scritto rivolgendomi alle donne, ho pensato di presentarlo anche qui, a Un Miracolo Ogni Giorno, perché sono certa che ciascuno di noi abbia, quando si parla del proprio corpo, dei punti deboli, capaci di renderci così vulnerabili da essere persino assaliti da dubbi su noi stessi. Considerando quanto i dubbi possano avere un impatto sulla missione di ciascuno di noi, cambiamoli ora, che sia una settimana piena di meraviglie. Stai forse guidando lungo la tua vita con il freno a mano tirato? C'è sempre qualcosa che impedisce all'uomo di vivere realizzando appieno il proprio potenziale. La paura, la tristezza, la stanchezza, un problema fisico. In breve, se volessi riassumere, la sua autostima. Nella speranza di combatterla, l'essere umano prova ogni sorta di cose. Un nuovo taglio di capelli, l'ennesima dieta, ore di sudore in palestra e arriva addirittura a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica o a rifugiarsi nelle sostanze per dimenticare. Quali sono i dubbi che hai a proposito di te stesso? Cosa stai facendo al riguardo? È possibile che tu stia cercando di cambiare sempre qualcosa di te, quando invece Dio vuole cambiare qualcosa dentro di te? Non tutto è sbagliato. La vera domanda è: stai facendo tutte queste cose perché vuoi prenderti cura di te stesso? Ovviamente in questo caso le sostanze non sono contemplate. O lo stai facendo perché stai lottando con i tuoi dubbi? Sai che la parola di Dio può aiutarti anche in questo? Ricorda che la parola di Dio è piena di vita e di potenza, Ebrei 4:12, e vuole aiutarci a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che precedono dalla verità. Efesini 4, 23-24. Pensi di dover sempre lottare con i dubbi su te stesso, visto, ad esempio, che non riesci a liberarti di quei chili di troppo? Pensi che il freno a mano sia bloccato e che quindi non sarai mai in grado di realizzare il tuo pieno potenziale? Questa è una bugia. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:32. È importante che tu riesca a realizzare che non devi combattere i dubbi che hai su te stesso dall'esterno, come il mondo vorrebbe insegnarti, ma dall'interno, come invece Gesù ti esorta urgentemente a fare. Ricorda che mentre tu sei concentrato a cambiare qualcosa di te, Dio vuole cambiare qualcosa dentro di te e questo cambierà tutto. Vuoi recitare con me una preghiera molto breve, ma al tempo stesso molto importante? Gesù, cambia tu il mio modo di pensare. Fammi sperimentare come le tue verità abbiano la potenza di rimuovere i miei dubbi dall'interno. Ho bisogno di te. Amen. Che inizio promettente. Mentre tu cerchi di cambiare qualcosa di te, Dio vuole cambiare qualcosa dentro di te. E questo cambierà tutto. Grazie di esistere, Deborah.